fondamentale è stata, diciamo, un'incomprensione, una disattenzione, così possiamo definirla, sulla questione relativa al lordo e al netto, che dunque, paragonata agli altri stipendi dei parlamentari europei, faceva sembrare la cifra pressoché spropositata. Di questo ne parliamo con l'onorevole Antonio Misiani del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Dunque, abbiamo dato conto delle dichiarazioni del segretario Bersani, segretario del Partito Democratico, insomma, anche lui sulla stessa scia, poi delle altre forze politiche, cioè la questione è stata più che altro una disattenzione in una comparazione, che metteva in corrispondenza il lordo e il netto. Beh, come spesso accade, purtroppo in questo paese i dati non vengono letti con attenzione. Se le tabelle, si ha la pazienza di consultarle, guardando bene ciò che accade in Italia e negli altri paesi europei, si vedrà che non ci sono le differenze macroscopiche di cui parlavano oggi i titoli dei giornali. Anzi, se si guarda al costo lordo complessivo, cioè a quanto costa ad ogni contribuente un parlamentare italiano, vediamo che questo dato è inferiore a quello che costano ai contribuenti tedeschi, parlamentari tedeschi, ai francesi loro eletti e anche agli inglesi e ai parlamentari europei. Ciò che è da fare invece in Italia è un'operazione di maggiore trasparenza sui rimborsi che in Italia vengono dati a forfè, mentre negli altri paesi vengono dati dietro presentazione di pezze giustificative o, nel caso dei collaboratori parlamentari, con l'assunzione degli stessi collaboratori da parte dei gruppi o delle assemblee parlamentari. Quindi su questa questione dei costi della politica bisogna andare avanti a fare un'operazione di rigore e di trasparenza, ma evitando la demagogia e l'antipolitica che fanno molto male alla fine della fiera alla democrazia. Senta, c'è un altro aspetto che i giornali hanno oggi richiamato fortemente, ed è quello praticamente della vostra circolazione libera su treni, navi, autostrade e aerei, che è un'anomalia rispetto al contesto europeo. È un'anomalia, guardando le tabelle della Commissione Giovannini e di altri studi simili, per quanto riguarda i viaggi aerei. Non è un'anomalia per quanto riguarda gli spostamenti ferroviari, per esempio, che in quasi tutti i paesi sono rimborsati a piè di lista, ma anche da questo punto di vista penso che siano in programma, da quanto ho letto, interventi da parte della Camera dei Deputati. Va detto peraltro che i parlamentari sono parlamentari nazionali Sì. e la gran parte di noi devono spostarsi su tutto il territorio nazionale per fare iniziative, dibattiti e assemblee, perché altrimenti verrebbe meno una funzione che è una funzione nazionale. Noi non siamo consiglieri regionali o consiglieri comunali che devono spostarsi all'interno del territorio di riferimento. Senta, però c'è un altro aspetto ancora importante. Io capisco il vostro modo praticamente di rappresentare in termini diversi rispetto alla stampa quella che è la situazione reale. Però c'è un paese che è fortemente in crisi, c'è un paese che fa sacrifici tutti i giorni, c'è una rincorsa ai rincari tremenda che sta veramente mettendo in difficoltà famiglie e famiglie e porta qualcuno al limite della povertà perché stiamo apprendendo dei meccanismi e dei risultati anche statistici molto preoccupanti e in questo senso gli italiani chiedono anche ai parlamentari di fare un sacrificio. Posso anche capire quello che lei ha affermato, però resta il fatto che da parte degli italiani si chiede un sacrificio e lo si chiede anche a tutti i dipendenti pubblici di alto livello, perché il limite della Commissione Giannini, secondo me, è quello che ad oggi ha preso a riferimento soltanto il Parlamento, mentre vorremmo sapere tutti cosa prendono praticamente le categorie apicali dello Stato, qual è il trattamento economico delle varie magistrature, della Corte Costituzionale, dei dipendenti anche di questi organismi particolarmente importanti, ma che tutti sappiamo hanno livelli retributivi molto più alti di quelli normali e ordinari. In effetti siamo molto curiosi anche noi e chiederemo conto alla Commissione Giovannini di ciò che manca. La legge indicava la necessità di livellare il livello retributivo alla media europea, non solo dei parlamentari, ma anche, appunto, come lei ricorda, delle figure apicali dello Stato. C'è da fare un'operazione di equità complessiva. È assolutamente vero che in una fase di grandi sacrifici che vengono chiesti alla maggior parte degli italiani, chi è eletto e chi occupa posizioni apicali deve dare l'esempio. Quindi sarebbe un errore se il Parlamento si chiudesse a riccio
di fronte alla trasparenza e al rigore che i cittadini giustamente chiedono agli eletti. Ma un conto sono i sacrifici che tutti devono fare, un altro conto è una caccia alle streghe che periodicamente si scatena su organi di informazione che danno attenzione spasmodica al tema dei costi della politica e poi trascurano problemi di ben altra rilevanza. Io vorrei ricordare che negli ultimi 3 mesi io mi sono divertito a fare un'analisi sulle rassegne stampa. La parola costi della politica e la parola cassa sono comparse 286 volte nei titoli dei giornali italiani negli ultimi 3 mesi. Sì. La parola evasione fiscale solo 8 volte. Sì. Ecco. Allora, i costi della politica sono sicuramente un problema, però io ritengo che il fatto che ogni anno vengano sottratti 120 miliardi di euro alle casse del fisco e dell'INPS sia un problema che quantomeno meriterebbe pari attenzione. È chiaro. È un paese che deve affrontare complessivamente, secondo me, tutta la problematica retributiva. La classe dirigente deve fare sacrifici come più degli altri, questo non lo mettiamo in discussione, e però vorrei ricordare che noi non ci siamo sottratti manovra dopo manovra ai sacrifici. Vorrei ricordare i vitalizi dal 1 gennaio di quest'anno sono cancellati. Sì. Vorrei ricordare che dal 1 ottobre del 2011 i parlamentari pagano un 10% in più di tasse ulteriori come contributo di solidarietà, abbiamo l'indennità congelata dal 2007, nel 2010 sono stati ridotti di 12.000 euro all'anno, quindi non si parte da zero per quanto riguarda una più equa remunerazione dei parlamentari italiani. Ecco, spesso di questo se ne dimentica, io con molta modestia però ci tengo a ricordarlo nel corso della vostra trasmissione. Assolutamente. Bene. Onorevole, noi la ringraziamo per questo e per la sua disponibilità, le auguriamo un buon lavoro. Grazie, buonasera. Grazie all'onorevole Antonio Misiani del Partito Democratico. Noi siamo nuovamente in pausa, l'ultima pausa di questo martedì sera, tra poco.